Configurazione completa. Proviamo ora ad effettuare la stessa configurazione fatta come esempio precedentemente, con il codice veloce, ma la faremo mediante la password 30, ovvero configurazione completa. Quindi accediamo e inseriamo la nostra password. Dunque, la configurazione prevedeva una funzione di riscaldamento su uscita OP1 di tipo PD, una termoresistenza PT100 come sensore e due allarmi, un allarme di massima temperatura su OP2 e un allarme di minima temperatura su OP3. Allora, come prima cosa, visto che abbiamo davanti il blocco degli ingressi, andiamo a settare la nostra termoresistenza PT100. Quindi accediamo al blocco con il tasto Enter e il primo parametro visualizzato è proprio quello di nostro interesse, il sensore. Mediante i tasti freccia settiamo la nostra PT100. Ecco qui, PT1, che vuol dire PT100. Confermiamo con il tasto Enter. A questo punto, in questo blocco, il sensore è stato configurato. Torniamo mediante il tasto Page al menu precedente e andiamo nel gruppo Uscite. Qui dovremo settare la nostra uscita regolante su OP1 e rispettivamente gli allarmi su OP2 e OP3. Accediamo al blocco, sempre mediante il tasto Enter, selezioniamo il parametro relativo alla funzione dell'uscita 1 e andiamo a settare appunto la nostra uscita regolante caldo, quindi HREG. Confermiamo con il tasto Enter e andiamo alla funzione dell'uscita 2, che sarà un allarme nel nostro caso. Sempre con i tasti freccia selezioniamo AL. L'indirizzo dell'allarme su quest'uscita sarà l'allarme 1. Possiamo avanzare sempre mediante il tasto Enter e a questo punto troviamo l'uscita OP3, funzione dell'uscita OP3. Anche qui andremo a settare AL. Confermiamo con il tasto Enter. L'indirizzo dell'allarme su quest'uscita sarà il 2, ovvero l'allarme 2. Confermiamo con il tasto Enter e la configurazione delle uscite è completa. Ritorniamo mediante il tasto Page al blocco precedente. A questo punto selezioniamo il gruppo Regolazione, entriamo con tasto Enter, il tipo di controllo sarà un PD, quindi mediante i tasti freccia selezioniamo PD. Confermiamo con Enter, usciamo sempre mediante tasto Page e andiamo a settare i nostri allarmi. Accesso con Enter e qui ci mostrerà la funzione del tipo di allarme. Con i tasti freccia setteremo HIAB, cioè allarme di massima assoluto. Confermiamo con Enter. Torniamo al blocco precedente mediante Page. Con Page cerchiamo l'allarme 2, accesso con Enter, funzione del tipo di allarme, quindi allarme 2 type, selezioniamo LOB, quindi allarme di minima assoluto. Confermiamo con Enter e adesso possiamo uscire, quindi una pressione prolungata del tasto Page ci permetterà di uscire. Lo strumento è perfettamente configurato.